Questa giornata dedicata al fascismo ieri e oggi ci obbliga a fare un ragionamento un po' più complesso che quello del rapporto che c'è tra la rivalutazione, no, che tentano di fare del fascismo rispetto ai valori della nostra Costituzione e di come la nostra Costituzione può essere, se ben interpretata e ben praticata, un elemento di, diciamo, di arresto di questo tentativo. Ci puoi dire in merito come si dovrebbe impostare appunto un rapporto corretto tra la lotta al fascismo e la ripresa ad esempio, di una lotta per rilanciare la nostra Costituzione? Credo che dobbiamo mettere bene in evidenza il perché voi avete dato il titolo Fascismo ieri e oggi. Perché solo così possiamo mettere a fuoco una questione che deve tener conto della storia e dei processi che incombono per il futuro. E cioè com'è che noi abbiamo una Costituzione di cui oggi sembra che non possa vedersi più un valore operativo dal punto di vista delle finalità per cui è stata elaborata. Ora, la novità per cui è la più originale nel mondo occidentale, la nostra Costituzione, va rapportata a come è potuto nascere ed è tenuto conto che il retroterra, essendo stato il secondo dopoguerra, nella fine della guerra, al male assoluto, così come allora si chiamava il fascismo, è frutto del processo anche ideologico dello scontro contro il fascismo e il nazismo da parte delle democrazie, quando cioè non vi era dubbio che fossero democrazie, le democrazie liberali e la democrazia socialista, rappresentata dall'Unione Sovietica e dalla Cina. Tanto che la nostra Costituzione è nata contemporaneamente alla nascita dell'Organizzazione Nazionale Unita dell'ONU, la quale a sua volta nasce sull'idea di creare le basi di un mondo nel quale bandire definitivamente il fascismo. Allora, cosa significa bandire definitivamente il fascismo? Significa non tanto evitare la violenza fisica con cui esso si manifesta ed è visibile e le preoccupazioni immediate e le reazioni popolari sono più immediate e evidenti, ma perché bisogna capire perché la violenza fisica del fascismo. La violenza fisica del fascismo è stata fatta per costringere le masse, portate nella loro autonomia a rivendicare un'emancipazione per un nuovo mondo contro il capitalismo, non solo italiano ma internazionale, per organizzare quindi un nuovo modo di concepire il rapporto tra la società e lo Stato e quindi uno Stato democratico. Allora lo Stato non è democratico se è liberale, lo Stato è democratico se sulla base dei vecchi principi del liberalismo, che socialmente però era contrario alla restrizione di massa della libertà, perché contrario alla libertà sociale, contro il privilegio della proprietà e dell'impresa, è intervenuto allora il Partito Comunista a essere egemone nell'elaborazione della Costituzione. È un pilastro della Costituzione la presenza del partito e la presenza dei contenuti. Quali sono questi contenuti? Non sono i cosiddetti diritti fondamentali, che si dice che siano giustamente anche immodificabili, è che i diritti sono fondamentali se in quanto ci sia il potere di farli valere. E potere di farli valere nella pienezza di estensione ci voleva un potere attribuito alle forze organizzate, che sono i partiti e i sindacati democratici. Su quale strategia? Di critica del sistema di accumulazione della ricchezza, e sono gli articoli della Costituzione di cui non si parla, e sono particolarmente quelli che vanno dall'articolo 39 all'articolo 47. Come vedi, quando si citano cifre, questi limiti del campo di studio a cui anch'io appartengo, di colpo i contenuti sfuggono. E allora questa indicazione serve perché noi la andiamo a ritrovare quando la vogliamo dare. Un contenuto riguardo a questo: viene legittimata una lotta di classe piena, non solo lotta di classe guidata storicamente dalle forze padronali e quindi dal capitalismo moderno, ma con una risposta, una capacità poi da questa risposta di costruzione di un'altra strategia da parte del movimento operaio. E qual è la prova? Che c'è consacrato il diritto di sciopero senza limiti. Questo sul piano della lotta diretta sui luoghi di lavoro. E l'altro principio è la proporzionale come principio di
garanzia che il pluralismo sociale si traduca in pluralismo politico, in autonomia del Parlamento e capacità di non farsi governare dall'alto. Questi sono i punti chiave che sono stati usati particolarmente nella lotta degli anni 60 e 70. La gravità della situazione in cui ci troviamo oggi è questa, che tutte le forze cosiddette di sinistra, particolarmente il Partito Democratico naturalmente, oscurano quella fase. Si finge addirittura che non sia esistita. Nelle bibliografie non vengono più neanche menzionati quei passaggi decisivi a spiegare com'è stata la lotta di classe in quegli anni da cui bisogna ripartire. E oggi quindi Rifondazione Comunista, che ha scelto con l'ultimo congresso di ripartire dall'opposizione, si tratta di fare un'opposizione che non si limiti a negare i progetti che la maggioranza, avendo abolito la proporzionale e mettendo il maggioritario, riesce a imporre. E quindi è chiaro questo, che il bipolarismo e il bipartitismo significano che chi vince comanda e l'opposizione si può limitare solo a negare. E negando non ha progetto. Bisogna ritornare all'autonomia di progetto che i comunisti hanno manifestato proprio negli anni 60-70, quando, nonostante la Costituzione, a causa del conflitto est-ovest e dell'esclusione dell'legittimazione del governo, riuscirono a governare la lotta dal basso. Con che cosa? Con progetti autonomi. In questo caso si tratta di riprendere i progetti su tutti i terreni nei quali gli altri sono avanzati. Per esempio, in campo di sanità, mentre gli altri hanno istituito il direttore sostitutivo, come si dice, dei partiti, bisogna rilanciare un'organizzazione della sanità in cui si abolisce il dirigismo del burocratico, quel dirigismo burocratico che Veltroni vuole portare addirittura nella RAI. Questi sono progetti da scrivere, ma non da scrivere solamente perché si è in grado di elaborare con i tecnici, ripartendo dai luoghi come San Giuliano. Da San Giuliano in tutti i luoghi contemporaneamente, ripartire dall'idea perché il comune non è più il protagonista principale della sanità. Ma da qui a rivedere come rilanciare quello strumento più importante nello statuto dei lavoratori, che non è solo i consigli di fabbrica, ma i consigli di zona, per unificare sul territorio, per esempio questa della zona della Toscana, tutte le fabbriche. Perché è vero che c'è la disseminazione prodotta nella finanziarizzazione, ma la risposta non è che è impossibile, si tratta di rilanciare i punti già individuati con l'intelligenza rivoluzionaria dei comunisti negli anni 70. Quindi questi sono esempi di progettualità, di autonomia e di unificazione sul territorio, di militanti e di alleati, per ricostituire alleati e per battere il fenomeno che tu mi dicevi prima del leghismo. Oggi incombe il leghismo e il federalismo come due matrici di un'impostazione che richiama le cause per cui a suo tempo il fascismo è partito dal ceto medio per instaurare la dittatura di classe, naturalmente favorendo la grande impresa, così oggi il leghismo è una risposta di forze apparentemente solo minoritarie, perché rappresentano quel settore della borghesia medio-piccola, che soprattutto nella zona produttiva del nord, si sentono isolate da quando negli anni 80, anni in cui è nato il leghismo, quelle forze nel nord-est particolarmente, ma in generale in tutto il nord, hanno sentito il peso negativo dell'assenza di quel progetto di programmazione democratica dell'economia in cui la piccola e media impresa scoprivano l'esigenza di un nuovo tipo di alleanza col movimento operaio anziché con la grande impresa. Adesso invece, come mai il leghismo è il supporto principale di Berlusconi? Perché identifica l'esigenza del capitalismo che non ha differenze se non descrittive tra grande, medio e piccola. Il capitalismo non è una realtà unica, unitaria, globale addirittura, lo disse Marx nel 1848, però quelle parti di organizzazione produttiva che sono rese asfittiche dal principio di cosiddetta libertà e concorrenza, che è distruttiva. La libertà della concorrenza è distruttiva del più debole. Vinca il migliore, è facile dirlo, ma distruggere il debole non è che distruggere il peggiore. Ci sono addirittura delle abilità linguistiche in questo. Quindi il leghismo è pericoloso perché rilancia oltretutto un'idea federalista che è pseudodemocratica. Questo è un punto che dobbiamo sottolineare. Il federalismo è un nuovo tipo di concentrazione di potere. Perfetto. Non a caso è tipicamente negli Stati Uniti d'America, federalismo.
E viene chiamato solidale, attenzione, qui c'è un altro equivoco alimentato dalle culture inadeguate. Si chiama federalismo solidale contro quello competitivo. Uno crederebbe che solidarietà vuol dire che va incontro ai deboli, no. Solidarietà è tra i centri di governo, perché il federalismo è un accordo di centri di governo. Non a caso in Toscana si esaltano addirittura con autodefiniti se governatori e presidenti delle giunte, perché è una rivendicazione del ceto politico di una nuova costellazione di centri di governo. Sono loro che si federano, mentre i cittadini di ogni parte delle cosiddette stati membri o regioni federate sono sottoposte, subalterne in ciascuna di queste parti. Quindi è una federazione di centri di potere solidali verso il centro. Tant'è vero che lo Stato federale ha due forme descrittive: dell'insieme degli stati che sono nel federalismo e del punto centrale che si chiama Stato federale. Quindi bisogna che noi abbiamo più coscienza dei rischi in cui stiamo dando incontro con questa convergenza sul federalismo fiscale, che è un altro cavallo di Troia di uno dei segmenti di questa battaglia complessa per fare lo Stato federale, perché ancora non c'è lo Stato federale. Aveva tentato il progetto Berlusconi respinto del referendum di fare un'ipotesi di riforma istituzionale federalista, ma se fortunatamente non c'è. Gli altri stanno riprendendo, purtroppo c'è l'aiuto sempre più convinto del Partito Democratico. Bisogna che, a proposito, se Rifondazione fa bene o no allearsi con il Partito Democratico, il punto chiave è questo, sulla Costituzione, come la pensa il Partito di Rifondazione, se ha autonomia rispetto al Partito Democratico, in salvaguardia e applicazione per non demolire la Costituzione, si tratta di partire da questi principi. All'interno del dibattito sulla Costituzione si parla appunto della sua riformabilità e alcuni sostengono che toccando la seconda parte non si incide sulla prima. È vero questo o è un problema posto in modo fasullo e falso? No, tu cogli un punto che è decisivo, è un falso quello secondo cui è possibile vedere distinte la seconda dalla prima. Perché prima e seconda attiene al fatto che inevitabilmente i rapporti società e istituzioni implicano che si comincia dalla società e si conclude con le istituzioni. Anzi, è talmente vero che noi siamo in una Costituzione più originale, perché le costituzioni liberali partono dall'istituzione perché sottendono la società. La nostra rovescia, ma le rovescia vedendole collegate. Non si poteva non vedere nella seconda parte un ordinamento democratico politico coerente con la democrazia sociale che c'è nella prima. Non solo, ma sia la prima che la seconda sono unite dai principi fondamentali del primo 11 articoli. E guai a scindere gli 11 da tutto il resto. E allora perché sono partiti dalla seconda? Sono partiti dalla seconda perché il grado di avanzamento cui raggiunta la democrazia in Italia grazie alla lotta del Partito Comunista, comprese gli alleati con cui si è riusciti a mantenere i valori della Costituzione, sono state tali da impedire alle forze reazionarie di prendere frontalmente di petto la Costituzione. Persino Gelli, col progetto, parte dal lato istituzionale. Solo lo studioso che si chiama Miglio, che è stato alleato dei leghisti, ha scritto un libro, in verità bisognerebbe cambiare l'articolo 1 e dire che la Repubblica non è fondata sulla lavoro ma è fondata sulla produzione. Ma le altre forze politiche tutte sono dell'idea che è impossibile partire direttamente, perché il consolidamento nella società della forza del lavoratore è stata così elevata da impedire questo. Ma la cosa grave invece è un'altra, che hanno accettato di entrare su questo terreno coloro i quali fino all'inizio degli anni 80 l'avevano escluso. Da quando si è fatta la prima commissione Bozzi, da quando nel Partito Comunista, poco prima che morisse Berlinguer, ha vinto la posizione Napolitano, a cui ha finito per aderire anche in Grau, nei fatti, di accettare l'idea stessa di discutere la Costituzione. Allora si è partito da questioni apparentemente di dettaglio, difatti la chiamano ritocchi,
E chiunque della società, qualunque compagno si sente dire facciamo un ritocco, dice facciamolo, anzi perché non abbiamo perso tanto tempo per fare ritocchi, sono 30 anni e non si fanno. Ma non sono ritocchi, perché sono gli espedienti dei tecnici a occultare la qualità del cosiddetto ritocco. Mentre l'uomo della strada direbbe che se tocco un mattone mi cade tutto un palazzo ed è pronto a capire allora che non è un ritocco, allora dobbiamo capire di che cosa si tratta. Si tratta di togliere la possibilità che le masse contino nei partiti come nello Stato, perché i partiti, una volta che si accetta l'idea del primato dei governi, sono soggiogati al loro interno dal comando di partito. E gli altri perché vogliono fare il primato del governo? Deprecando che la nostra Costituzione ha pensato solo a fotografare, non si usano questi termini, a fotografare la società, la fotografia è fermo, e dà l'idea quindi che si fotografa ma si sterilisce, cioè si finge che sia immodificabile. No, invece si vuole fotografare il movimento con la proporzionale e a vedere se più o meno si accentua cambiando anche chi è che poi finisce di dirigere democraticamente. E allora ecco che è venuto fuori un disegno in cui è stato agevole il Partito Democratico. Berlusconi non sarebbe nato se non si fosse fatto nascere il maggioritario e il voto proporzionale. Non esisteva Berlusconi politico, esisteva solo Berlusconi del TV. Berlusconi ha detto entro in campo quando ha visto non c'è più la proporzionale, è il nostro momento, e hanno avuto ragione. La cosa grave è che questa è stata assecondata dal partito del DS poi, e continuano. E anzi la lotta interna con Veltroni di Parigi è perché vuole ancora più rigido di Veltroni il sistema istituzionale Parigi. E allora noi dobbiamo uscire da questa forsennata cosa, perché facilita allo stesso tempo un rovesciamento dei rapporti sociali che è indotto dal leghismo, perché il leghismo, mentre pochissimi sanno queste cose, noi dovremmo dibatterne, sanno, vivono nel loro corpo, che il federalismo ha due facce, quella sociale, di cui poco si parla, Proudhon, di cui ha parlato politicamente, è il portatore principale del federalismo sociale, che non cambia la struttura della società, ma la conserva in nome di cosiddette autonomie locali e potenzia i governi dall'alto, perché i federalismi sono poteri dall'alto concentrati. Gli studiosi più attenti del federalismo hanno sottolineato questo, che la monarchia fece l'accentramento, che l'esigenza di superare l'accentramento non è venuto un nuovo tipo di accentramento, che si chiama concentrazione di governi, governi locali, provinciali, regionali e centrali. In più, lo Stato federale è una formula che ha due significati insieme. Quello descrittivo di più Stati messi insieme in uno Stato che si federa. Si chiama Stato federale complesso, ma la cosa più grave è che allo stesso tempo si chiama Stato federale il centro. E il centro è dotato dei poteri principali, in economia, in moneta, in finanza e nel campo militare. Allora più accentramento di così. Il resto, il potere legislativo lasciato alle regioni, con i comuni che sono dentro il potere regionale, perché adesso i comuni si trovano subalterne alle regioni in modo più stretto di prima, nell'apparenza che si sono salvate dal centro Roma, sono sotto Firenze in Toscana, allora abbiamo bisogno di rilanciare il concetto di autonomia. Quindi il federalismo fa un decentramento di gruppi di potere verso un allargamento territoriale del centro di potere, ma non è autonomia, è contro l'autonomia. Bisogna aver chiaro che sono parole equivocabili di decentramento e autonomia. Autonomia si è solo se si è dotato di un potere da cui partire per creare un centro diverso. Negli anni 60-70, sotto la guida dei comunisti e degli alleati con cui riuscirono a elaborare strategie di lotta contro le partecipazioni statali viste come sistema centralizzato di potere burocratizzato, contro l'autonomia della Fiat e tutte le grandi imprese, allora si partì dal territorio. Il territorio dove ancora sarebbe possibile ricongiungersi per battere bene il leghismo, rilanciando una grande istituzione condivisa solo da una parte degli stessi comunisti, perché dei periti consigli di zona. Io mi permetto, non essendo un dirigente politico, di sottolineare un valore culturale del fenomeno. Il consiglio di zona aveva l'intuizione di federare in grande capacità unitaria tutte le forme produttive del territorio. Per cui si capì che non era sufficiente avere i consigli fabbrici, bisogna avere poi le fabbriche collegate
per superare il sotterranismo da un lato e di impedire la morte della piccola impresa. Le ghirmanacce hanno bisogno di salvare la piccola impresa per allearla alla grande con un potere centralizzato, in più che guardano all'Europa. Chiudo su questo. Bisogna avere dell'Europa un'idea diversa da quella che oggi noi vediamo dire. Non è vero che chi è contro la cupola di potere fatta oggi e che vorrebbero consolidare con la Costituzione europea che è fallita sia perciò stesso nazionalista. Né basta ripetere no, siamo per un'Europa diversa. Bisogna dire che cos'è l'Europa diversa. L'Europa diversa è quella della quale si attacca il primato del mercato, richiamando l'autonomia delle forze del lavoro, non per difendere i diritti e la dignità. Oggi abbiamo un'esasperazione enfatica, quasi irrazionale, la difesa della dignità. Quelli che hanno lottato per l'Italia hanno detto tutti, ma sono venuti contro la nostra dignità. Ma la nostra Costituzione, la dignità, non è dell'individuo lavoratore, è della dignità sociale. E la dignità sociale significa avere potere. Quindi la vera questione è di ridare potere, di autonomia, di costruzione dei propri obiettivi e trovando strumenti sempre più allargati di coesione che partono dalla nazione all'Europa e dall'Europa alla nazione. Quindi per costruire una rete di autonomia democratica contro la rete delle imprese. Volendo trovare un simbolo. In questo caso la nostra Costituzione si può espandere, diciamo, come modello, ad esempio, su tutto il territorio europeo, essendo considerata la più avanzata del mondo. Quindi si tratta che le forze democratiche, che allora si chiamavano di rivoluzione democratica, riprendano coscienza, superando i limiti della questione della non violenza, che è riuscita a disorientare, perché la non violenza dall'idea che la rivoluzione allora deve essere per forza violenta. No, la rivoluzione sociale e democratica. Tutte le impostazioni di lotta degli anni sono stato il terrorismo introdurre la violenza, perché è l'unica forma con cui si è stato capace di arrestare un processo di lotta, no? Insieme all'ideologia naturalmente, che poi è penetrata anche in nord e mia. Quindi si tratta di avere coscienza che, così come i governi di centro-sinistra hanno creato le istituzioni comunitarie, spostando potere diverso, abbiamo bisogno che le nostre forze democratiche propugnino obiettivi opposti di teoria sociale. Del resto, oggi abbiamo un Tremonti che qualcuno dice che è diventato macrista, il quale invece rimane coerentemente difensore della strategia del capitalismo, convinto che però di una cosa, anche aiutato dalla storia, che non è vero che il capitalismo è solo liberismo. Il capitalismo di fronte alle sue esigenze non guarda a modelli se non quelli utili. E hanno riscoperto, quindi il caso americano in questi giorni, ieri, dice che hanno discusso per 6 ore per vedere di convincere i congressisti a riconoscere che se lo Stato ci mette la somma di miliardi, un fondo, tutte parole che una volta hanno fatto credere che la privatizzazione fosse decisa di andare contro i fondi, proprio il più grande paese capitalista del mondo dice ho bisogno di un fondo pubblico. Allora pubblico vuol dire due cose. Conservatore del sistema come è stato l'IRI col fascismo o può essere l'opposto come dicevano i comunisti che hanno voluto riformare l'IRI. E vedi, bisogna ritornare da dove si è partiti, non cancellare il Novecento, ripartire da dove siamo terminati.